La mia gioia è infinita perché Tina B è un festival straordinario da 8 anni a Praga che ha presentato artisti meravigliosi, e qui ne vediamo alcuni, ed è per la prima volta che Tina B incontra Brer Art. Quindi io sono gioiosa di essere all'Hotel Carlyle, che è stata la fiamma che ci ha fatto partire per questa meravigliosa avventura. Tina B è uno dei festival più innovativi che ci siano in Europa, presentato a livello internazionale, ha avuto oltre 660 artisti. Quelli che vediamo qui ne vediamo uno, sono tutti artisti che hanno avuto premi Guggenheim o premi internazionali, e quindi è una gioia veramente adesso incontrare Brer Art e prepararci per questa esplosione di questo quartiere che deve ritornare a questo famoso momento dell'arte. Io non posso non introdurre uno dei nostri artisti, che è Simone Fugazzotto, che sempre, sempre con entusiasmo e passione. Adesso tu mi fai delle domande sui quadri, giusto? Sì, sì, tu mi devi parlare di queste meraviglie che hai fatto per questa edizione. Ma no, queste sono due opere che ho fatto apposta per il Carlyle, per Brer Art, dove analizzo, ma da lontano, ma neanche tanto, comunque due aspetti della religione per il quale comunque alla quale siamo tutti legati, quindi il consumismo e la religione determinano bene o male la strada che abbiamo intrapreso in questi ultimi anni. E quindi con ironia semplicemente cerco di vedere un aspetto della religione molto più legato al consumismo ultimamente, insomma. Ecco, abbiamo perso forse un po' di fede, ecco. Sì. Però con Serena l'abbiamo riacquistata. Soprattutto passione. Volevo solo dire che abbiamo qui Monica Burian Jordan, che è qui con noi, che è veramente l'anima, l'ideatrice, la fondatrice di questo festival. Quindi siamo felici che tu sia qui e gioiosi che tu sia venuta da Praga qui. E due parole devi dire. Allora, come dicevo già ieri, è un piacere di vedere nascere un nuovo festival su Milano, Brer Art, che mi ricorda i nostri inizi con Tina B, che è un entusiasmo fantastico, bisogna creare la comunicazione e noi siamo felici che Tina B meets Brer Art. Con l'Hotel Carlyle abbiamo un altro grande personaggio che ci ha ospitato e accolto nella sua galleria, che è l'architetto Ciabattini, che io voglio invitare qui assolutamente, perché ci ha messo a disposizione uno spazio bellissimo. Beh, un'esperienza direi particolare. Sì. Quando abbiamo parlato di questa opportunità, di questa, ha citato con grande interesse il fatto di paragonarmi verso un artista che è Kit, scoprendo veramente un qualcosa di nuovo, ma soprattutto capendo che esiste una grande possibilità, che è quella di un grande coinvolgimento da parte delle gallerie estere. Ne avremo un grande bisogno. Quindi aprire Milano, la nostra piccola grande Milano alle gallerie di tutto il mondo, agli artisti di tutto il mondo, potrebbe rappresentare veramente, tornare ad avere un ruolo molto importante nell'arte mondiale. È bellissimo questo link tra il Carlyle e la tua galleria. Dei ponti, dei bridge, potremmo parlare di bridge famosi nella storia dell'arte. Ma è molto più importante questo piccolo bridge che noi stiamo facendo. Vorrei introdurre Kit, che oramai capisce l'italiano perfettamente, anche perché il mio inglese è scarsissimo. Basta che vorrei che ci parlasse della sua poetica, anche perché è un punto di vista molto interessante. Lui è un ragazzo nato in Texas che ha scelto come nuova casa Praga. È una scelta molto particolare, molto coraggiosa. Trovo che sia interessantissimo l'aspetto di un artista che sottolinea le difficoltà di uno straniero che arriva in una nuova città, in una nuova dimensione completamente diversa. Infatti, quando me l'hanno presentato la prima volta, me lo dovevano presentare, pensavo di ritrovarmi un texano con gli stivali, il cappello. Poi ho trovato una persona completamente diversa. È un'esperienza che è interessante da capire, da comprendere. So I'm always happy to come back to Italy and to
especially to Milan to have my first show in Milano. Working in different media with architecture, inspired by architecture, and trying to explore what architecture says about the people who create it, so especially about the culture where you find it. I became really inspired by the architecture in Prague after I moved there from Texas. So as a foreigner, I was experiencing things that I had never seen before, and this was the language that I had to work with, was the visual language. So I'm happy to share it in Milano. Possiamo dire che la prima volta che the first time that you had an exhibition in Italy. Yes. Quindi siamo felici di ospitare questa artista per la prima volta e voi dovete vederla assolutamente questa esposizione. È bellissimo questo link tra il Carlyle e la galleria in Foro Bonaparte 60, perché qui, e poi andranno ripresi, ci sono due disegni meravigliosi che l'hotel ha accolto, quindi io veramente sono felice di questo momento. E poi Emanuele, noi dobbiamo averti perché è partito tutto da te, dalla tua disponibilità e dalla tua simpatia e dalla tua accoglienza, veramente. Ci hai aperto le braccia. Solo pochissime parole, Milano, la cultura, Brera, la cultura. Poche parole, la cultura portiamo in questo momento, la tradizione del gruppo che rappresenta e promuove la cultura a tutti i livelli, siamo nel cuore di Brera, ospitiamo per la prima volta Tina B, ospitiamo Kate, siamo collegati con la galleria di prestigiosa della città, questa è la nostra filosofia. Tina, a me mi chiama. Allora, come si sente per cominciare Brera Art, la prima edizione? Io mi sono già dimenticata della prima. Mi piace così, siamo liberi. Cioè, certamente. Allora, hai il coraggio per la seconda? Io sono pronto, se avrò l'aiuto tuo e di Serena. Tina A, Tina B e Tina A, e voglio entrare. Però no, poi possiamo... dobbiamo avere anche una Tina C, D, eccetera. Certo. Ma vedete, io ragazzi, quando io... a Brera sono ispirato al Festival di Praga. A Tina B e suo padre di scherzo, io sono scherzoso ma dico anche la verità. Cioè, il loro esempio, questo senso di fare, che forse alla Mitteleuropa ha, che noi non abbiamo, di fare insieme, di costruire progetti che siano, diciamo, importanti in uno scenario internazionale. Ecco, allora Brera da questa collaborazione rinasce, quindi questa splendida sede, fra l'altro, Brera Carlyle, che ospita l'evento internazionale, gli eventi internazionali più importanti, un rilancio di questa collaborazione Brera, anzi, loro dicono Tina B meets Brera, cioè Brera meets Tina B. Che bisogna dire che non è facile di fare l'arte nei posti pubblici per avvicinare l'arte alla gente, a volte non viene capito, a volte viene malinteso, a volte artisti non sono contenti, quindi coraggio e felicità per le prossime 100 edizioni. Insieme.